24 pagine, 40.000 copie da inviare a tutti i fuochi. È nato a Lugano oggi un nuovo giornale, edito dal municipio, si chiama Piazza Riforma. Piazza Riforma perché la piazza è il luogo dove si incontrano tutti, dove si svolge la vita della città, e Riforma perché è un'innovazione, è un prodotto nuovo. Gli argomenti, se d'attualità o meno, comunque li presentiamo secondo un taglio diverso che permette degli approfondimenti, che permette di dare spunti solitamente insoliti per la cronaca. Cominciamo col dire quello che non è. Non è un foglio politico, non è un bollettino municipale, non è un giornale di cronaca, non è un foglio pubblicitario, non è un'agenda di appuntamenti, né è la continuazione della rivista La Città chiusa un anno fa, ma è semplicemente Piazza Riforma, presentato questa mattina. Un giornale, 4 redattori, 190.000 franchi di budget, 40.000 copie inviate ai cittadini, che uscirà 5 volte l'anno per raccontare ciò che rende unica Lugano, le sue storie, i suoi personaggi, i suoi problemi, mettendo a fuoco diversi temi, tanto la piazza finanziaria quanto lo skater di quartiere. Noi vogliamo cercare, ed è ambiziosissimo il progetto, di portare quella che è la gestione della cosa pubblica, i suoi problemi, ma nel contempo la vita vera di una città, con le dinamiche che sono anche spontanee e indipendenti politica, di portarla nelle case. Si cerca un nuovo percorso per dialogare con la cittadinanza. Il municipio ha capito che il mittente di una comunicazione non può anche essere il canale, non può esserci un articolo sul municipio scritto dal municipio stesso, non avrebbe credibilità. E il fatto che il municipio abbia capito questo è una grande innovazione, è un atto di coraggio. Larga autonomia redazionale dunque, e in attesa che il coraggio del municipio trasmigri su internet con una versione online di Piazza Riforma, il primo numero del giornale si getta nella mischia con un approfondimento sulla mobilità cittadina. Titolo: qualcosa si muove. Interessati i nuovi quartieri, il piano viario, il traffico stradale e quello sostenibile. Ognuno poi troverà la sua strada partendo magari da Piazza Riforma, il giornale, ben inteso.